Paola Soprani, presidente dell'OPI di Ravenna, si chiude questa lunga giornata nella quale voi avete scelto di ragionare delle sfide del presente della professione infermieristica. Nella prima edizione avevate lanciato lo sguardo al futuro. Non è un passo indietro quello che avete compiuto, ma è una presa di coscienza della realtà. Le chiedo innanzitutto una riflessione e una sua impressione su come è andata la giornata. Ma sicuramente, voglio dire, già la partecipazione numerosa è stata già una risposta positiva, ma le sfide del presente, perché oggi ci troviamo a dover, come dire, molti spazi disponibili, molti spazi di azione che non sono solo degli infermieri ma anche delle altre figure sanitarie, perché con la legge Lorenzin del 2018 ha allineato le figure sanitarie e quindi a questo punto, diciamo, partendo tutti dalla stessa linea, possiamo condividere degli obiettivi e assieme alla, come dire, alle strutture politiche, perché hanno una pianificazione con i politici, possiamo mettere in atto dei provvedimenti che vadano a beneficio delle persone, a beneficio del cittadino, di chi ha bisogno di assistenza, perché ci sono abbiamo scoperto, ma non è una cosa nuova, abbiamo scoperto che ci sono delle zone, diciamo delle aree che hanno necessitano di questo, perché la persona spesso, una volta dimessa dal luogo di cura intensiva, ovvero dell'ospedale, dove ha terapia agli orari, medicazioni, fisioterapia, esami, eccetera, poi esce e fuori e non c'è più nessuno che la segue, che dice: è ora della medicina, è ora di fare i prelievi, devi andare dal medico, devi fare la prescrizione. Nel ragionare della professione del presente, di fatto però è come se si fosse tracciata la strada per il futuro, perché si è detto che c'è bisogno di un cambio culturale, si è chiesto di tornare anche a una sorta di umanizzazione delle cure. Lei rivede tutte queste figure nella professione infermieristica e soprattutto vede la professione infermieristica pronta ad uno scatto culturale? Allora, la professione infermieristica è sempre stata assistenza, è sempre stata cura e contatto con la persona. Il tecnicismo poi arriva, non dico dopo, deve essere con il tipo di rapporto con la persona, ma noi dobbiamo cercare sempre di ascoltare. Purtroppo oggi come oggi è una cosa che facciamo poco, no? Ascoltare, ma non è colpa della singola persona, sono i ritmi di vita, no? Che ci portano, come dire, lontano da quelli che sono le persone, ma dobbiamo essere solo sempre come dire, rincorsi dai social, dall'essere delle figure che devono apparire, ma questo non è più essere infermieri. Noi ci dobbiamo fermare un attimo e capire, ma già questo lo fa l'infermiere, voglio dire, c'è questa tendenza, che è una tendenza della società, ma l'infermieristica sa che deve rapportarsi con la persona, ascoltare e dare una risposta. Come diceva prima la collega, non è come lo fai, è il tempo che dedichi a fare le cose, ad ascoltare le persone, l'amore che ci metti.